sentire, le faccio una piccola abbioccata e poi riparlare con Carmen con tutta calma. Qui direi dagli fuoco. E speriamo che la situazione con Vincent si risolva in modo indolore. Mi ero dimenticato di aver fatto un livello. Allora, qualcosa di diverso dall'ultima volta che abbiamo livellato lo troverete perché, dato che ho dovuto ricaricare il salvataggio dopo che lo scontro per trovare il tipo di salamandra e le ho riallocati leggermente in modo diverso i talenti, mi pare. Esatto, avevo preso assorbimento che ho detto che avremmo dovuto prendere in futuro. Intelligenza, ho preso sempre tutto. Assistenza all'accecamento, di fermare l'incenerimento, no. Comunque, di bronzo cos'era che volevamo sicuramente fare? Ci stava questo qua che volevo potenziare, potremmo potenziarli entrambi forse. Dolore quando nemico. Ah. Bah, non è che mi interessi troppissimo. Patinato, incenerire. Quando il nemico è accecato. No, ok. Per ora non ci interessava niente proprio fondamentale di bronzo. Per cui per ora. Dove stava? Scusate. Potenzierei a bestia Yarden. Con l'argento abbiamo potenziato tutto a 3 di base, ma io prima di potenziare gli stili di più, anche se sono tentato di portarli tipo acciaio. No, io farei così allora, visto che gli stili li possiamo portare a 4, porterei gli stili tutti a 4. E poi potenzierei le caratteristiche varie. Poi tornerei per aumentare ancora di più gli stili. Sì, mi piace. E visto che ne abbiamo due, partirei. Facciamo forte e forte. Comunque, tendenzialmente le creature dove uno deve usare il forte sono quelle che fanno più danni. Ok. Detto ciò, meditiamo mattina più paio d'ore e vediamo che succede. Salve. Carmen, stai per strada? Eccoti qua. Sì? La veste è riuscita a guarire Vincent. È stato terribile. È apparsa la luna. Vincent si è trasformato, ha stracciato la veste ed è fuggito via. Calmati, Carmen. Forse un altro metodo si Il rivelerà vero più amore efficace. era. Sì? Come sì? È un altro metodo. Ma Qual è fammelo il tuo vero? richiedere. Ella. Allora no, però. Tutti i rimedi conosciuti per la ricantropia. E quali erano gli altri metodi? Ho capito. Va bene, comunque per ora noi abbiamo poco da fare qui. Non so se dobbiamo riparlare con Gerofante. Potrebbe essere interessante andare al Gerofante. Sta roba no, il Fistek volentieri. Più questo. Oh, rivediamo i 5.000, che c'erano mancati. Ok.
dicevamo, riandiamo comunque nel quartiere del Tempio, che per il momento non saprei che altro dire. Vorrei andare a parlare direttamente con Vincent, forse, sai? Potrebbe essere un'idea. Se lo troviamo, soprattutto. E per Mesh? Eccolo là. Vediamo un po' se riusciamo a parlare direttamente con Vincent. Che mo' mi è risparito. Oh, t'avevo visto. Ecco. Che si sta allacciando le scarpe, tipo. Salve. No. Arrivederci. Oh, non ci fa interagire questa cosa. Vabbè, se dovremmo riparlare col Gerofante lo faremo. No. Non è il momento proprio adesso di andare, prendere mille ore per arrivare alla palude e poi magari non ci dice niente di nuovo. Immagino che prima o poi ci dovremo tornare, che ne so. Allora adesso dobbiamo parlare con Triss e con Luvarden di questa... qua, chiave. Chiave del cancello della base di Salamandra. E pietra veggente. Queste sono le ultime cose che abbiamo trovato. Allora, vediamo Triss. No, questa è la casa con il signore della notte, là come si chiamano. No, lì Velerat, ecco, non ci interessa al momento. Baton, spero di trovare Triss. Non era questa, era quella. Io continuo a sbagliarmi, incredibile. Vediamo se Alvin vuole sta Carmelo. No, se ci dice sempre di no. La capanna. Sta rabbia di sopra, Triss, ci sta. Sei viva. Sei fra noi, brava Triss. Sicuro che non... Sì. Ho trovato una pietra magica su un salamander. Fammi vedere. È un telecomunicatore. Conserva una traccia di tutti i trasferimenti. Comodo. E vuoi dire? Con un po' di fortuna potremmo usarlo per trovare il nascondiglio di Salamandra. Dunque... parliamone con Luvarden durante il banchetto. Un altro banchetto. È sempre a fa banchetti questi. E... non penso che ci sia cambiato nulla. Dovrei chiedere a Triss come rintracciare Radovid. Ma sempre riferito al banchetto, penso. Vabbè, mo stiamo qua, ci riprovo, ma non credo che... Ai dai, sì. Parlami di quei comunicatori magici della base di Salamandra. Consentono la conversazione a breve distanza. Con le giuste conoscenze magiche se ne potrebbero ricavare parecchie informazioni. Che tu dovresti avere. Potresti controllare l'ultima comunicazione? Il comunicatore ha inviato un segnale a una casa di Visima. È segnata sulla tua mappa. È una casa C'è di Visima. C'è forse qualcosa che dovrei sapere? Ho un presagio. Controllerò e ti farò sapere. Oh, interessante. D'accordo. Ciao, arrivederci. Bella. In una casa di Vizima. Non me lo sarei mai aspettato che fosse a Vizima. Quindi... sì, al banchetto mostica un attimo. Non farà male. Sì, questo è dopo. Dopo il coidati, ricercato... Triss ha segnato l'estensione del segnale magico proveniente dalla pietra. Vabbè, no, a sto punto però preferisco parlarne prima con Luvarden, in effetti. Sia mai ci dicesse qualcos'altro. Facciamo così, facciamo le cose con ordine. Tanto non penso che scappi. Oddio, se era scappato già si è dato. Quello è il punto. Quindi andiamo al banchetto. Non hai motivo di trovarti qui. Ah, io comunque me lo sono andato alla missione del dentista, perché il dentista era nel quartiere nel tempio e non qua, e poi mi sono dimenticato, preso da ste notizie. Vabbè, c'è tanto il dentista, pure quello, insomma, si ritroverà, spero. Allora, immagino che dovremo sempre salire. Vediamo sto giro, sta di qua? No. Qui sempre che banchettano. Ci sono novità su Salamandra. Lo devo dire io. Buone notizie, spero. Ahimè, no. La sua influenza si spinge più lontano di quanto pensassimo. E tu hai un'offerta per me.
Perché tanto sarcasmo? Salamandra ha un forte sostegno politico. Non siamo riusciti a convincere le autorità cittadine o militari a muoversi contro di loro. Ci andranno le forze Witcher. Com'è possibile? Credo sia legato ai recenti editti sospetti. Cosa intendi fare? Abbiamo bisogno di un supporto. Un'unità dell'esercito o una forza simile. Thaler, forse. E questo cosa ha a che fare con me? Vorremmo che tu negoziassi con i nostri potenziali alleati. Io sono un negoziatore nato. Chi avete in mente? Salamandra ha rotto le uova nel paniere a molti. Gli Scoia'tael, l'Ordine della Rosa Fiammeggiante. Ma forse con Siegfried ci posso parlare. Vedrò cosa posso fare. Se avrai successo, li incontreremo qui. Va bene. Come devo parlare con lui, Arthur? Sì? No, ok. Arrivederci. Di parlare con Luwarden, dico un'altra volta, è che... Yevin e gli Elfi o Siegfried e i suoi amici? Decisamente non Yevin. Perché Yevin si è dato. E... ok. Ok. Allora, a questo punto, visto che Siegfried, se non erro, è sempre nel quartiere mercantile. Tu sei diverso. Sono diverso, sì. Segniamoci il dentista prima che me lo scordo. C'è qualche problema, Witcher? E niente, Thaler è veramente diventato un essere inutile. Prima ci dice quella cosa fighissima, i sigilli, no? Falsificati, il re, non sta dicendo una mazza. Tutto un complotto. E poi però quando serve, sta zitto. Qui ci sono tutti i peggio intrighi, stanno avvenendo, dovrebbe essere il pane suo. Proprio sulle basi ce le perdiamo, sulle basi. Io faccio la scorciatoia, che poi non so quanto sia scorciatoia, visto che 27 caricamenti, però mi piace fare sta strada, non ho ancora capito perché. Poi faccio così e sinistra. Eccoci qua. Per rifietto. No, Siegfried penso lo dovremmo trovare sempre che sta addestrando le sue truppe, a meno che non sia cambiato qualcosa. Quelle che aveva accettato di chiamare con quel nome ridicolo, non mi ricordo com'era, tipo qualcosa lance fiammeggianti. Vincent, tu davvero non ci dici nient'altro? Arrivederci. Ma c'è un problema di ordine peloso, non vuoi intervenire. Cioè lo so che tu non puoi intervenire perché se ti senti supereroe, però... Pensano solo ai soldi. Allora, eccolo qua, Zahn Schmeitz. Come? Ho delle zanne di Alp, vedi? Ho delle zanne di Alp. Interessante. Gli Alp iniettano dell'anestetico nelle loro vittime. Forse potrai estrarlo. Sintetizzare un anestetico che non peggiorerebbe le mie allergie. Eccoti 150 Oren. Va bene. Questo se fa de anestetico. Ci saranno esemplari più interessanti per il dentista? Sì, immagino che questo non cambi con così poco. E sì, prima o poi troveremo altre zanne. Però gli abbiamo dato il Fleder. Non so se abbiamo dato niente di lupo, non mi pare. Non penso ci avessimo niente di lupo. Comunque, Alp e Fleder sicuramente gliel'abbiamo dato. Cerchiamo di ricordare tutto ciò. Pure là Carmen c'è stata poco utile. Vediamo se qui ci sta Siegfried. Eccolo là, ci sta. Geralt? Come va la gamba? Bene, era soltanto un graffio. Ah, la spina. Va tutto bene? Sto per ricevere una medaglia per aver salvato la proprietà di alcuni abitanti. Capisco. Ottimo. Anche tu saresti eleggibile per diverse medaglie, ma vengono soltanto concesse ai cavalieri. A meno che... No, non mi unirò ai cavalieri. Non sopporterei mai quel voto di castigo. In effetti quello è un Capisco. Po' improbabile. Ehi, il Gran Maestro in persona mi offrirà la medaglia. Che culo. Sì? Chiediamogli prima se ha avuto la medaglia. Hai avuto la tua medaglia. Devono ancora stabilire la data della cerimonia. Sono così emozionato. Parlerò con il Gran pupo. Maestro. Guardalo. Lui è un vero visionario, Geralt.
un visionario. Nel senso che si fuma un sacco di roba. Gran maestro dell'ordine della rosa fiammeggiante. È un uomo destinato a grandi quello che è passato dalle rose bianche alle rose fiammeggianti. Solo il tempo potrà dirlo. Sì? Ho una proposta per te. Mi aiuterai a distruggere Salamandra? Come? Ho degli amici potenti che sanno come distruggere l'organizzazione. Si tratta di qualche intrigo politico? Siegfried, ti sei fidato di me alla banca. D'accordo. Altri dettagli? La taverna Nuova Narakot. Vieni lì stanotte. Ci sarò. Aspetta il nostro segnale. Va bene. E dato che bisogna aspettare, dovrei dire a Triss dell'incontro segreto. Sì, dovremmo. Ma prima di coinvolgere Triss, vorrei andare... sono sicuro, sì. E dove stava? Vorrei andare qui, direttamente alla casa prima. Perché questa è meglio che me la risolvo da solo, capito? Non posso stare troppo a andare con gli inghippi. Se quello là tocca parlarci o menarlo, lo devo decidere io, senza nessuno che mi stia col fiato sul collo. Certe cose... Penso di essere un arbitro migliore di molti altri, mettiamola così. Un po' come stile Dread, la legge sono io. Giudice e boia. Hai capito, sì. Adesso pure quella, non so se è una missione legata pure quella... Quante volte dovrò dire pure quella? Se è legata... Ad ogni modo, all'orario del giorno, della notte. Speriamo che... Stesso che è verso mezzogiorno. Mezzogiorno proprio, ok. Quindi, dove dobbiamo arrivare? Va bene, stai di là. Al tuo posto. Sto al mio posto, donna, ma tu sta al tuo. Ok, quindi di qua. Forse era una di quelle porte che avevamo provato oggi a utilizzare ed era bloccata? O da... sì. Sistema le cose, Witch. Penso proprio di sì, esatto, era questa. No, con F. Nascondiglio di Rakha. Quello. Radovid del Forte. Che sta qui tutto tranquillo. Una cesta. Sì, ma togliamo l'armi al nemico. Parliamo con Radovid. Senza prenderci pozioni, ma senza prenderci pozioni, ma che ce frega. Salve di nuovo. Aloha. Salve, Radovid. Nessuno specchio magico questa volta. Hai trovato il mio santuario? Triss Merigold ti ha dato una mano, immagino. Non metterla in mezzo, mo. Conosci Triss? Non di persona, ma conosco Filippa Eilart. Ed è come conoscere tutte le maghe. Chi sei davvero? E non parlo del tuo nome. È una buona domanda, ma non c'è una risposta semplice. Mio padre è stato assassinato. Da allora ho cercato di trovare gli assassini di mio padre e riportare l'ordine a Redania. Sono circondato da traditori corrotti, maghe incredibilmente ambiziose e cappellani del fuoco eterno repressi. Oddio, te capisco. Proprio come a te. Niente attrae quei figli di puttana più del potere. Volevi qualcosa? Hai saputo degli strani editti di Visima? Sì. Ne ho sentito parlare. Portano tutti il sigillo reale, ma sospetto che siano falsi. Non sei il solo. Dimmi di più. Proprio come diceva Thaler, non è stato Foltest a firmarli. Riconoscerei la sua scrittura. Conosci Thaler? Ma certo! Sarei uno sciocco a non conoscere il capo dei servizi segreti di Temeria. Tu ne sai parecchie di cose. Non è stato Foltest ad autorizzare la legge marziale? No, dovrei informarlo a riguardo. Chi è Filippa? Una delle cittadine più illustri di Redania. Ne abbiamo letto corrotto, anche di lei. Sedotto o minacciato le persone influenti di Redania. Appartiene alla stessa loggia delle maghe della tua Triss. Già, e ho paura che sia quella dello specchio. No. Ogni maga crede di avere il diritto di decidere il destino del mondo. E a volte lo fanno anche. Temo quella dello specchio. Capisco. Non disprezzare le maghe. Belle, sagge, utili. O almeno così appaiono. Un giorno le rimetterò non in non fare di tutta l'erba un per fascio, quanto comunque. In suo favore, una volta Triss ha tradito le sue amiche. Mi fido di Triss. Ricordati le mie parole. Diciamo che non mi fido del fatto che lei sia sempre onesta con me
ma voglio fidarmi del fatto che qualsiasi cosa faccia, per quanto possa fare male a me, sia per un bene superiore. Almeno questo è quello che mi piace credere. Qual è il tuo legame con Adda? Speravo di persuaderla a sposare il re di Redania. In cambio, Redania potrebbe sostenere Temeria nella sua lotta contro gli Scoia'tael. I due regni uniti potrebbero resistere al crescente potere degli ordini di cavalieri e delle gilde. Inoltre... Ora basta. Io non sono Adda. E tu cosa pensi di Adda? Da che punto di vista? Esatto. In quanto esperto di mostri, sei stato tu a spezzare l'incantesimo che l'aveva tramutata in strice. Sì, me l'hanno detto. È vero. Può avere figli? Sì. Dei normali figli umani in salute? Credo di sì. Uno dei sapienti dovrebbe esaminarla. Grazie. Questa conversazione dovrà restare tra noi. E non immischiarti negli affari dinastici. Stanno avvenendo degli impicci. Non temere. Piuttosto in alto. Non mi immischio mai. Quando l'hai capito? Che fosse il re, quando era chiaro. Quando ho visto il modo in cui la gente ti guarda. Il modo in cui parli di Redania e di Adda. Inoltre, c'è il tuo anello. Se mai dovessi passare da Redania, vieni a far visita alla corte reale. Arrivederci. Arrivederci, re. Sì, ma si era già visto che fossi il re comunque. Cosa? Non rischierò di intromettermi in faccende dei sovrani. Vabbè, qui stanno a fare tutti intralli politici loro, fondamentalmente. Senza volerlo ho scoperto troppe cose. Avere a che fare con i re non è mai saggio. Ok, ma dobbiamo tornare a parlare con Triss e informarla del fatto che ci dovremo vedere con Siegfried questa notte a Nova Naracort con Luwarden. Quindi riuscirò a trovare la strada senza utilizzare la mappa? Ho molti dubbi a riguardo, ma ci proveremo. No, zitti che mi sa che ce l'ho fatta. Grandi. La gatina che in città sta sempre bene. Riproviamo a vedere se Marvin vola caramella, sennò tra un po' gliela tiro in testa sta caramella. Eccola! Buoni, zitti tutti. Caramella. Delizioso, grazie. E speravo che sbloccasse qualcosa di più interessante. Vabbè, venghi. Comunque, sì, adesso lo sto viziando troppo, in effetti. Ho trovato degli alleati. Ottimo. L'incontro con Luwarden è l'occasione giusta per una discussione. Sono d'accordo. Geralt, devi sapere che hai fatto arrabbiare alcune persone potenti. Questa discussione potrebbe cambiare molte cose. Che vuoi dire? Occupati degli affari irrisolti a Visima e preparati. Dopo potrebbe essere troppo tardi. Ah, sì? Aspetta un attimo. Passerò più tardi. Gli affari risolti a Vizima. Noi abbiamo la questione della Bella e la Bestia da risolvere. I contratti questi non mi interessano. Questo non c'è niente. Il dentista non è certo importante. No, noi la Bella e la Bestia che ci interessa. Vediamo un po'. E io premo F. Bene, sì, come avete visto stavo uscendo le strade e ora mi troverete qui sempre da Triss. Perché? Perché ho girato a lungo e qui avevo salvato, tra l'altro, e alla fine ho sgamato che il modo per procedere con la missione, che ci si poteva arrivare molto tranquillamente, ma io chiaramente ho girato come un deficiente per la città, è andare a parlare del tutto con Kalkstein, esperto di pozioni. Alla torre della palude. Addio sto rumore. Bono, che te devo pure vendere la roba, Kalka. Sì? Allora, Bono. Ah, oddio, non lo posso sentire. Questo, se mi ricordo pure, ve l'abbasserò. Io in qualche video passato già l'ho abbassato il volume di queste aree, perché è veramente mortale. Questo sono tre al pezzo. Però vendiamo solamente le cose proprio che pagano bene.
Che ce ne dovremmo avere qualcun'altra? La pirite, vermiglio e rubedo. Che in realtà è abbastanza rara, ma noi ce ne freghiamo e te la vendiamo. Sangue di ghoul. No, non c'è nient'altro di veramente. Non abbiamo più aceto bianco. Occhio di ornitosauro. Comunque, no, nient'altro. Sì. Almeno nei dialoghi la abbassa lui. Puoi creare una pozione per curare la licantropia. Qui, dove sono arrivato io? Non ci ho mai provato. Poi ho chiuso. La pozione è per un lupo mannaro. È l'amore di una giovane fanciulla. In genere rifiuterei l'offerta, ma ti sono debitore. Vediamo un po'. Gli ingredienti ci sono, l'equipaggiamento c'è. Vabbè, torna più tardi, d'accordo? Torna più tardi, che vuol dire? Per come delle altre faccende, torna da Kalkstein più tardi. Senti, senza che esco da tutta sta zona con i trasporti. Favo. Bla bla bla. Non so perché ho preso il favo. No, ma in realtà ci cambia troppo di più da te trasporto qua. E alla casa di Triss di nuovo. Se lei dovrebbe ancora stare là, ci dovrebbe permettere di abbioccarci e tornare domani mattina. Spero che in genere queste cose vanno a 24 ore di distanza o quantomeno il giorno dopo. Speriamo che Triss non si sia già data alla pazza gioia in giro. No, eccola là. Mo Alvin, non te lo chiedo più se vuoi la caramella perché te l'ho data. Sì, sì, lo sto viziando. Ho trovato degli alleati, perché mi ho già detto di nuovo? Vabbè, non ci interessa perché noi riposiamo fino a qua. Sì. E alziamoci con molta lentezza possibilmente, ma anche un po' più lento che Geralt, tranquillo. Vuoi un tè? Queste animazioni alle volte, dopo, quando fai avanti e indietro 27 milioni. Oh! Alle 8 del mattino stai ancora così? Con i letti invisibili? Complemanz. Allora, ritorniamo da Kalki. Non so perché ormai ho sta confidenza io col Kalkstein. Riprendiamoci il fischio. Mamma mia, cerchiamo di essere rapidi. Eccoli. Buono, che stranamente non dorme. Sì? Hai finito la pozione per la licantropia? Sì, ma dovrà somministrargliela a suo rischio e pericolo dopo averci versato dentro una lacrima. La pozione richiede una lacrima di vergine per funzionare. Valla a trovarvi, Zima. Aspetta un attimo. Non avevi mai parlato di una vergine. Beh, tu hai parlato di una giovane fanciulla. Ho immaginato che non fossero ancora sì. sposati. Buonanotte. Kalkstein, dovresti uscire più spesso dal tuo laboratorio. Esatto. Dove vado a trovarla, una vergine? Una lacrima di vergine è vitale. Non sarà poi così difficile trovarla. Oddio. A me pare molto difficile. Dovrei chiedere alle cittadine. La formula va rivista. E andiamo a chiedere alle cittadine. E sì, se poi mi faceva pure cliccare. E no, non voglio andare, rovine. Finiamo di tornare alla casa di Triss. A Triss, certo, non posso mai chiedere una mano. Ma poi, ma chi è che è vergine? Ma è bambina. Vergine bambina. Nel senso, vado a cercare i bambini. Intanto ho visto dei bambini. Magari quelli non l'hanno ancora stuprati, si spera. Allora, due programmi è l'acqua di una vergine. Chiediamo alle perché cittadine. Perché mi guardi così? Facciamola piangere. Sei forse vergine? Sei membro di qualche setta? O un semplice porco? La seconda qui? Che hai detto. Sicuramente sono un semplice porco, cittadina. Ho visto dei soldati che liberavano i bambini. Forse solamente le cittadine. Oddio, pensavo fosse un qualcuno che prendeva il volo. Non parlerò con te. Ok. Perché mi guardi così? Con sta voce? Perdonami. Per caso sei ma vergine? Ma dovremmo trovare un modo migliore per chiederlo. Ho bisogno delle lacrime di una vergine per curare qualcuno. Ma così proprio glielo diciamo tranquilli. Sarò lieta di aiutarti. Sei sicura di essere? Ok. Sei sicura di essere? Sei sicura di volerlo rimanere? Vabbè. Basta.
Mamma, Geralt, c'ha proprio dei problemi. Dove cacchio sto correndo? Da dove devo andare? Fermi. Bonnie, mi sono perso. Quando esco da là, poi che faccio? Di là, ok, mi sono ritrovato. Sì, non commentate. C'ho tutti i metodi miei io per ritrovare la strada. Tutto quanto un processo mentale poco funzionale. Sicuramente non efficiente, ma alla fine soddisfacente. Efficace. Di qua. Noi ci saremmo dovuti vedere a mezzanotte là com'era così. Mezza se si è fatto tipo il palo davanti alla taverna tutto questo tempo mentre noi stiamo a fare i cazzi nostri. Sarebbe simpatico, eh? E Araldo per Mesh. Comunque signori, direi che siamo molto vicini alla fine del terzo capitolo di questa saga. Cioè non della saga. Terzo capitolo di questo gioco, perché la saga al terzo capitolo lo aspettiamo il 19 maggio. Dettagli. Perché penso che una volta risolta questa situazione adesso con Salamandra, il capitolo 3 ha raggiunto la sua conclusione. Non vedo molto altro. Detto io, di tutta quella parte del terzo capitolo in poi la ricordo molto poco. Sì? Eccoti una pozione contro la licantropia. Dovrebbe aiutarti. Pure la lacrima di vergine. Come posso ripagarti? Non dire a nessuno che non ho voluto alcun compenso. Ho una reputazione da difendere. Stiamo veramente diventando sdolcinati. Siamo diventati veramente troppo buoni. Torna più tardi, Carmen. Io solo questo c'ho da fare adesso. Per cui visto, ce l'ho una pietra. Ah, c'ho la pietra. Allora, ma pizzo qua. Faccio passare un altro giorno con Siegfried che si sta al palo della locanda mentre ci aspetta. E vediamo che succede.